Vorrei in questo video dare dei suggerimenti su come aumentare e migliorare l'efficacia durante i nostri trattamenti. Partiamo da questo presupposto, che se noi non curiamo quello che è il nostro aspetto fisico, psicologico e anche spirituale, anche la nostra frequenza vibratoria non potrà essere poi efficace. E pensare che la sola attivazione possa metterci nelle condizioni di fare dei trattamenti che possono insomma canalizzare delle energie di altissima frequenza, questo purtroppo è un po' un'utopia. Sarebbe bello così. Uno va là, fa un giorno di seminario, 2 giorni di seminari, entra con una vibrazione X e se ne esce con una vibrazione A. E purtroppo non è così, perché l'attivazione è un rituale che insomma ci inizia o è un inizio di percorso, ma è il percorso stesso quello che poi è funzionale alla mia capacità di modificare, raffinare quelle che sono le mie frequenze bioenergetiche, vibratorie. Come si può fare questo? Innanzitutto bisogna curare l'aspetto fisico, questo non va assolutamente sottovalutato. Se non sono in salute, se io non sto bene, come posso veramente immaginare di poter andare a fare i trattamenti e aiutare l'altro? Voi conoscete sicuramente la legge dei vasi comunicanti. Dunque, che cosa succede nella legge dei vasi comunicanti? Che due tipi di contenitori con due quantità di liquido, mettiamo adesso il liquido, contenenti, nel momento che si crea un ponte tra di essi, si allivellano le energie. Dunque, se la mia energia non sta bene o è di bassa frequenza, nel momento che io pongo le mani sull'altro, cosa succede? Esattamente quello che succede quando io creo il ponte nei contenitori con liquido, dunque le energie si vanno a livellare e può essere, succede spesso, che invece di dare, chi tratta sta prendendo. Dunque è una grande responsabilità dell'operatore, e io parlo di quell'operatore che insomma ci lavora con l'energia, di prendersi cura del proprio corpo. Come? Chiaramente ci sono molti modi, ma visto che parliamo di terapie bioenergetiche, consiglio sempre degli esercizi che lavorano sia sul fisico che anche sull'aspetto energetico. E qua, chiaramente, chi conosce il Qigong, diciamo che è una delle pratiche più, oppure lo yoga anche può essere una di queste pratiche più usate proprio per avere questo tipo di beneficio. Poi, chiaramente, ci sono tante altre cose che vanno rispettate, avere uno stile di vita adeguato, cercare di mangiare bene, di non bere alcolici, non fumare, perché tutte queste hanno comunque un'influenza sulla nostra energia. Ma non basta solo questo, perché poi bisogna curare anche l'aspetto psicologico. L'aspetto psicologico è importante perché sappiamo bene che psiche e soma hanno un ponte anch'essi, dunque anche se sono due sistemi insomma indipendenti, poi però si influenzano un l'altro. Dunque, quando non mi sento nelle condizioni di trattare perché sono arrabbiato o perché sono ansioso o perché comunque ho delle preoccupazioni o comunque ci sono dei pensieri che disturbano il mio balance, la mia centratura, è sempre meglio insomma non trattare. Dunque, prima di fare un trattamento dovremmo veramente centrarci, dunque entrare in quella dimensione dove cerchiamo di togliere tutto quello che è disturbante, che proviene proprio dalla parte psicologica. Su questo bisogna lavorarci perché le frequenze, perché l'energia segue anche il pensiero. Dunque si lascia traccia quando noi facciamo un trattamento bioenergetico, noi lasciamo traccia. E
pensare che, ed ecco qua un'altra cosa che voglio introdurre, pensare che noi siamo dei canali dove entra l'energia universale, dunque entra A ed esce A, anche questa è una grande utopia. Noi non possiamo essere dei canali vuoti, è impossibile, perché questo canale è un nostro canale. Finché noi siamo vivi, metteremo e passerà sempre qualcosa di nostro. Quello che noi possiamo fare è lavorare affinché la nostra frequenza si raffina, si pulisce sempre di più, così che quando noi andiamo a fare un trattamento, andiamo a dare un trattamento con una frequenza, diciamo, più alta, più pulita possibile. Ma infatti la parola Reiki è l'unione di queste due di questi due ideogrammi, dunque il Rei, che è l'energia universale, e il Chi, che è la nostra energia personale. Dunque è l'insieme di queste due energie che poi va ad agire sul campo bioenergetico dell'altro. Ecco perché dobbiamo essere responsabili di arrivare a un trattamento sempre nelle migliori possibili condizioni. Questo credo che ognuno di voi possa, insomma, convenire con questo aspetto qua. Dunque, sicuramente lavorare sull'aspetto fisico, lavorare sull'aspetto psicologico e sì, anche sull'aspetto spirituale, perché poi la calma, il balance interiore noi lo otteniamo attraverso la meditazione. Il stesso sistema Reiki offre la Gassho, per esempio, per aiutare proprio ad entrare in una mente calma come un lago, dove nulla si muove, dove noi siamo completamente centrati e in connessione con l'energia. Dunque, prima di trattare delle persone dobbiamo prepararci, questo secondo me è fondamentale. Non siate superficiali del pensare che l'energia è intelligente, sa dove deve andare, basta che metti le mani, qualcosa succede. Non è così, ve lo garantisco. Se l'energia fosse intelligente e sa dove andare, quanto stare e come fare, certo non avrebbe bisogno me per arrivare all'auto. Ci andrebbe direttamente, perché sa dove andare, sa quanto stare, sa dove intervenire. Dunque diciamo che non funziona in questo modo, anche se spesso poi viene detto così. Qua magari verrò contestato, però sfido chiunque di voi che mi contesta di dimostrarmi che quando mette le mani non è più la sua energia a passare, ma è l'energia universale. Ma deve essere una prova che non porta a nessun ombra di dubbio, come salato e dolce, bianco e nero, altrimenti insomma stiamo parlando di cose completamente astratte. Comunque l'intento di questo video appunto non è quello di fare delle polemiche, ma semplicemente dare dei suggerimenti basati su 30 anni quasi di esperienza con il Reiki. Credo sia molto importante avere un corpo sano, una mente sana, fare un lavoro anche spirituale, affinché che quando andiamo a trattare qualcuno lo facciamo nelle migliori condizioni possibili. Vi ringrazio di avermi ascoltato e arrivederci.